veterinario, sono responsabile della sezione di fermo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche. Negli ultimi anni nel nostro istituto ci siamo occupati, io personalmente mi sono occupata, del coordinamento di alcuni progetti per la prevenzione delle zoonosi, cioè di quelle malattie che sono trasmesse dagli animali all'uomo o dall'uomo agli animali. La prevenzione delle zoonosi però necessita, perché sia efficace, necessita prima di tutto della conoscenza del fenomeno e da questa problematica che siamo partiti. Non si sa, non si conosce ancora bene la situazione della diffusione delle zoonosi, in particolare la diffusione della zoonosi nell'uomo. Le zoonosi sono malattie molto importanti, molto diffuse in tutto il mondo e molte di queste sono malattie trasmesse attraverso gli alimenti e quindi la loro diffusione comporta problemi sanitari, problemi di costi per la diffusione delle malattie nell'uomo e anche problemi di immagine per gli alimenti. Ricordiamo infatti la crisi legata alla diffusione della BSE, la malattia della mucca pazza, o ancora la crisi legata all'infezione della Escherichia coli che si diffuse qualche anno fa in Germania. E inoltre le zoonosi comportano dei problemi sanitari anche negli allevamenti e nei prodotti di lavorazione degli alimenti. Nell'uomo il problema è dato dal fatto che le malattie sono soggette, la notifica è scarsa di queste malattie, perché spesso sono malattie benigne, in molti casi di poca rilevanza sanitaria, quindi non vengono segnalate dai reparti ospedalieri o dai medici, però in alcuni casi queste patologie possono diventare molto gravi, soprattutto nei bambini, nei soggetti anziani o nei soggetti con malattie croniche. Capiamo bene come l'approccio migliore e più efficace per questa problematica è un approccio, quello che oggi chiamiamo un approccio One Health, cioè un approccio integrato tra mondo umano, mondo di medicina umana, mondo di medicina veterinaria, tra reparti ospedalieri, laboratori ospedalieri, medici di base, dipartimenti di prevenzione, laboratori degli istituti zooprofilattici e possiamo capire bene quanto questa integrazione tra enti diversi, professionalità diverse sia complessa, perché spesso sono mondi che fino adesso si sono poco parlati. Da qui nascono un po' i nostri progetti, in particolare abbiamo un progetto che è partito nel 2013, che è un progetto finanziato dal Ministero nell'ambito del programma CCM. E un progetto che parte dal concetto che il laboratorio di medicina umana e anche il laboratorio veterinario, come i nostri laboratori dell'Istituto Zooprofilattico, rappresentano il punto di osservazione migliore per conoscere la diffusione di queste malattie. E quindi come abbiamo fatto a migliorare questo progetto? Voleva cercare di capire come affrontare al meglio, come razionalizzare la diagnosi di queste malattie. Poi abbiamo invece affrontato un altro importantissimo progetto, in questo caso locale, a livello regionale, finanziato dalla Regione Marche, sulla diffusione del Campylobacter. La campylobatteriosi è ad oggi la zoonosi, la malattia a trasmissione alimentare più diffusa, più importante attualmente, e quindi è soprattutto trasmessa attraverso le carni da veicoli. Sono Alessandra Morelli, veterinario presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Mi sono occupata di un progetto CCM del 2013 sul ruolo del laboratorio nella sorveglianza delle zoonosi. A questo progetto hanno preso parte appunto la Regione Marche come capofila, l'Istituto Superiore di Sanità, la Regione Lombardia, l'Emilia Romagna e la Sicilia. Il punto nevralgico del progetto è quello che vedeva proprio il laboratorio come un punto fondamentale per l'osservazione, la conoscenza e l'implementazione del sistema di sorveglianza per le zoonosi. Abbiamo sviluppato questo progetto seguendo tre obiettivi fondamentali. Il primo era conoscere la situazione delle zoonosi in Italia, a partire quindi dai dati rilevati dalle schede di missione ospedaliera.
E questo ha portato poi alla pubblicazione di un rapporto ISTISAN uscito appunto nel 2016. Il secondo obiettivo invece andava ad indagare quelle che erano le capacità diagnostiche dei laboratori delle regioni coinvolte nel progetto, nella diagnostica appunto delle zoonosi, con lo scopo di andare alla fine ad elaborare un documento di indirizzo che venisse usato come guida per la diagnosi di queste malattie che hanno un forte impatto sulla salute dell'uomo. Il terzo ed ultimo obiettivo del progetto CCM era quello dell'elaborazione di un documento di indirizzo che andasse appunto a supporto dell'attività dei laboratori e di tutte le figure del sistema sanitario adibite alla notifica della malattia, per tentare quindi di uniformare e rendere più accurata e precisa possibile la diagnosi di zoonosi. Quindi abbiamo raccolto per ciascuna zoonosi presa in esame, che sono state 30, sia le caratteristiche cliniche che quelle epidemiologiche che i criteri di laboratorio con cui viene effettuata la diagnosi, di modo che questo documento potesse essere utilizzato da tutti gli addetti ai lavori per migliorare ed implementare e rendere anche più sicuro, diciamo, il nostro sistema di sorveglianza nella diagnosi delle zoonosi. Sono Valentina Silenzi, sono biologa e lavoro presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche dal 2008. Negli ultimi anni ho lavorato a Fermo e sto tuttora lavorando nella sezione di Fermo, dove stiamo sviluppando dei progetti connessi al ruolo del laboratorio circa le zoonosi. In particolare nel 2015 abbiamo aderito al programma di attività finalizzato all'obiettivo Regione Marche One Health sulla valutazione e la gestione del rischio delle zoonosi. Poi nel 2016 abbiamo aderito al progetto sempre finalizzato dalla Regione Marche inerente al ruolo del laboratorio come elemento strategico di sorveglianza delle zoonosi. Perché ci occupiamo delle zoonosi? Beh, è chiaro, le zoonosi sono delle malattie che si trasmettono dall'animale all'uomo e che hanno un impatto socio-economico notevole. Il numero dei casi che sono stati registrati sono molti e la gravità della malattia è, diciamo, da considerare. La campylobacteriosi, infatti, è una malattia. La malattia di origine alimentare più diffusa. Diciamo più diffusa anche delle salmonellosi non tifoidee. Ricordiamo che sono registrati circa 200.000 casi l'anno di campylobacteriosi, questo ci viene detto da report ufficiali, report dell'EFSA. Scendendo più in particolare, ecco, in Italia vediamo che c'è una sottostima di questa malattia, probabilmente perché il campylobacter viene poco ricercato e quindi si trova di meno rispetto ad esempio alla salmonella. Per quanto riguarda le Marche, sono disponibili pochissimi dati circa la campylobacteriosi e proprio per questo ci siamo voluti concentrare sul territorio marchigiano e abbiamo analizzato la situazione della campylobacteriosi from farm to fork, cioè dall'allevamento fino alla tavola. Noi sappiamo che il reservoario, cioè proprio il serbatoio della campylobacteriosi è il pollo. Allora abbiamo, a tutela del consumatore, analizzato la situazione in una delle aziende più rappresentative, avicole più rappresentative della Regione Marche. Siamo andati infatti sul campo, negli allevamenti afferenti a questa grande azienda, abbiamo fatto dei campionamenti, abbiamo stilato delle checklist per vedere quali sono i vari fattori di rischio connessi al management aziendale. E poi siamo tornati in laboratorio, abbiamo fatto tutte le analisi, lo stesso abbiamo fatto appunto al mattatoio e tutto ciò è stato finalizzato e sarà ancora finalizzato nei prossimi anni a stilare dei protocolli diagnostici utili per l'isolamento e la diagnosi della campylobacteriosi, ma anche per verificare e constatare se ci sono delle correlazioni tra i ceppi che abbiamo isolato in allevamento, quelli al mattatoio e magari, ecco, nel futuro prossimo, quelli isolati in campo umano.